I rendimenti sono asimmetrici. Molti ignorano che i rendimenti di una serie storica finanziaria non sono simmetrici. Cosa significa? Significa che se io ho 100 euro e perdo il 10%, vado a 90, per tornare a 100 non devo fare di nuovo il 10, ma devo fare l'11, perché se faccio il 10 vado a 99. Questo fenomeno si amplifica soprattutto se i rendimenti negativi sono sequenziali. Per dire, se arrivo a perdere il 90% il 50% del mio capitale iniziale, cioè da 100 euro vado a 50, per tornare di nuovo a 100 io non devo fare il 50%, ma devo fare il 100%, perché ci vogliono altri 50 per arrivare di nuovo a 100, quindi devo fare il 100%. Quindi più la perdita è notevole, è importante, più l'energia profusa per ritornare al valore iniziale è alta, deve essere maggiore. E quindi questo è una regola che deve far riflettere nel momento in cui si fanno gli investimenti e nel momento in cui si devono prendere delle decisioni, se chiudere l'investimento, aspettare periodi migliori e poi riaprirlo, oppure se rimanere passivi qualsiasi cosa succeda. Più la perdita diventa ampia, più diventa veramente delicato rimanere investiti e amplificare quella perdita, perché poi l'energia profusa per tornare al valore iniziale diventa esagerata. E è per questo che le gestioni attive che entrano ed escono dai mercati con modelli quantitativi, perché altrimenti non funzionano, hanno un grande valore, perché oltre a una certa perdita tolgono l'investimento. Magari possono anche sbagliare, ma in realtà fanno un utilissimo lavoro, che è quello di eliminare il rischio di trovarsi con una perdita troppo pesante da recuperare. Quindi valutate i vostri investimenti e valutate questo rischio, ma soprattutto, magari ne parlerò più diffusamente un'altra volta, evitate la leva finanziaria, perché è una grossa trappola proprio per questi ragionamenti dei rendimenti asimmetrici. Continuate a seguirmi e a condividere questi messaggi se credete. Ciao!